La video lezione di oggi tratterà come argomento se c'è ancora uno spazio per un trattamento conservativo nell'instabilità di spalla. Se questa domanda mi fosse stata fatta nel 96, quando mi sono avvicinato alla chirurgia artroscopica, a quei tempi sicuramente il trattamento conservativo la faceva da padrone rispetto al trattamento chirurgico. Vediamo però che nel corso degli anni, se parliamo invece del 2021, vedremo come il trattamento chirurgico ha ribaltato questa posizione iniziale e vediamo dove secondo me c'è ancora uno spazio per un trattamento conservativo. Intanto cerchiamo di capire bene cosa intendiamo per trattamento conservativo. Il trattamento conservativo è sicuramente la riduzione della lussazione quando avviene, e già qua dovremmo fare subito una precisazione. Siccome è stato accertato che molti dei danni, soprattutto i danni ossei che aumentano dopo l'episodio di lussazione, avvengono nei tentativi di riduzione, quindi se dobbiamo fare una riduzione della lussazione bisognerebbe cercare di fare con le manovre opportune, soprattutto sotto sedazione, per impedire che i tentativi che non vanno subito, che non portano subito a una riduzione della lussazione, possono comportare un aumento delle lesioni ossee. Vedete l'ultima frase, c'è scritto esami strumentali di secondo livello. Perché? Perché chiaramente se uno arriva in un pronto.